Salve a tutti, oggi giretto in moto, questa bellissima motina gentilmente offertomi da BMW Motorrad di Roma. Ringrazio gli amici Salvatore e Gabriele, forse ci faremo un video come può un cieco guidare un altro cieco. Incredibile, eh? Il verbo greco, molto bello, è odegeo. Viene da Odos, che è la strada. Guardate questo bellissimo panorama della selva di Fasano. Ed è geomai, che significa condurre. Un cieco non può condurre un altro cieco, perché lui stesso è incapace di poter vedere. Il problema del Vangelo di oggi, ce lo diciamo in questo video più completo che trovate qui nel link, è l'incapacità di vedere se stessi. Perché nel momento in cui uno sa accettare il limite cieco della propria vita, quel lato oscuro che ancora si impegna ma non ce la fa ad accogliere, solo in quel momento riuscirà ad illuminare anche la vita dell'altro, altrimenti condannerà il lato cieco dell'altro. Questo è il problema. Ecco che quella pagliuzza, quell'elemento irrilevante che nella metafora della trava è proprio microscopico nel paragone, diventa tutto quello che noi riusciamo a sopprimere nell'altro, che di gigantesco non riusciamo ad accettare di noi stessi. Probabilmente non abbiamo ancora imparato a guardare l'orizzonte, a sentire lo spirito di Dio che aleggia dentro di noi e che ci fa accogliere anche quella pagliuzza oscura, quella trave gigantesca che è il lato oscuro della nostra vita e che ci acceca di rabbia ogni volta che lo ritroviamo nel fratello che incontriamo.